Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questa serata. Grazie a tutti per la partecipazione, una serata non proprio primaverile, però tra poco arriverà. Allora, iniziamo ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile, ancora una volta, come gli anni scorsi, la preparazione, l'allestimento di questa mostra e tutte le iniziative collegate con questa serata. Quindi innanzitutto il nostro sponsor, Ottica Castelli, la LTT, Enzo Marmi, Vignatese, Cardicorso e Rusco, poi naturalmente l'amministrazione comunale, ho parlato sicuramente con l'assessore che avrebbe voluto essere presente ma ha potuto per diversi motivi, però ci continua a sostenere in questa attività. Ecco, allora questa è il Duomo di Milano. Dopo aver presentato negli anni scorsi diverse opere grandiose, diverse cattedrali, diverse opere in altre città, finalmente mancava il Duomo di Milano. Allora quest'anno abbiamo provveduto, anche perché non potevamo non parlare del Duomo e della sua storia. È la nostra cattedrale, la cattedrale della nostra diocesi, e siamo anche città metropolitana ormai, quindi Duomo in ogni caso. E poi pensavo, nei sei secoli di questa lunga opera, chissà, qualche qualcuno dal borgo di Melzo avrà anche partecipato, chissà nel 300 di 4000 del cantiere, c'era nel 300 del 400, probabilmente qualcuno che veniva dal borgo di Melzo, che comunque qui c'è stato, ha collaborato, ha partecipato a questa impresa, quindi insomma per diversi motivi è anche un po' nostro. E quello su cui si concentra la mostra è proprio questa, l'opera, la costruzione, l'attività, questi sei secoli di lavoro che ha coinvolto tutta la città, i suoi dintorni. Non è esagerato il titolo, l'infinito plasma d'opera, lo vedrete, capiremo perché non è esagerato, come potrebbe sembrare a prima vista, questo titolo, questo sottotitolo che abbiamo messo, e lo capiremo visitando la mostra, cosa che faremo poi subito questa sera, ma lo capiremo anche ascoltando la presentazione, che iniziamo subito. Per questo abbiamo invitato il dottor Giuseppe Frangi, che è un giornalista, direttore della mensile Vita, critico d'arte, storia dell'arte, e presidente della Fondazione Giovanni Testori. Dopo la sua presentazione avremo la possibilità, visto che appunto abbiamo scelto questa location per la presentazione proprio di fronte alla chiesa, avremo la possibilità di andare direttamente a dare una prima visita alla mostra, e avremo anche un riflesso, lo prenderemo insomma per inaugurare le visite tra l'altro che incominciano subito per le scuole da lunedì, come sapete, come avete visto anche gli anni scorsi, c'è un intenso giro di turni di visite guidate alle scolaresche, prevalentemente alle scuole medie di Melzo. Quindi do quindi la parola a Giuseppe Frangi, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito e che ci aiuterà a entrare dentro a conoscere meglio questa grande opera che ha coinvolto molta gente in questi secoli. Grazie. Allora, grazie all'invito. Diciamo che parlare del Duomo di Milano è parlare di qualcosa di veramente straordinario sotto tutti i profili, no? È uno dei monumenti più fotografati al mondo, mi sembra che sia al decimo posto, quindi questo vi dice già l'eccezionalità di un monumento, come dire, che è così fotografato in una città che non è leader del turismo mondiale, capito? Quindi ha una sua potente attrattività anche in un'epoca distante magari dai valori che l'uomo esprime come quella che noi viviamo. Ma è una, se ci pensate, l'uomo è forse la chiesa più strana del mondo, ancora più strana della chiesa di Gaudì, della Sagrada Famiglia. Perché? Perché l'unica chiesa gotica, in senso del gotico del nord Europa, precipitata di qui delle Alpi, no? A sud delle Alpi. Quindi non esiste niente di simile in Italia. Il gotico italiano è un gotico molto diverso, è un gotico molto più misurato, non è un gotico che ambisce a quel tipo di tensione verso l'alto. Poi vedremo, in realtà nel nome è abbastanza mediata da altre tensioni orizzontali, come dice bene i versi meravigliosi di Regola, che ho messo un po' come esergo di questa serata, no?
E quindi è questa stranezza di una cattedrale del nord costruita quando ormai i cantieri del gotico al nord iniziavano a affievolirsi, nel momento in cui parte il cantiere dell'uomo c'è solo Colonia e c'è Praga tra le grandi cattedrali che erano in costruzione, ma tutte le cattedrali francesi, tedesche, inglesi erano già una realtà di fatto, Notre Dame compresa. Quindi perché questo? Perché è interessante, perché il Duomo esprime un'identità, l'identità della città di Milano. L'identità della città di Milano è un'identità, come vedremo, che esprime attraverso la cattedrale una propria identità civica, no? Quindi anche di libertà rispetto al potere, che se diventerà presto potere ducale di Visconti, da una parte. Dall'altra è una realtà dinamica economica, e la realtà dinamica economica guardava molto a nord, cioè i mercanti, la ricchezza. Milano era la città più ricca d'Italia, e con i Visconti sarebbe diventata anche la più potente. Quindi aveva vissuto una grande stagione comunale che era tramontata da poco, e quindi era potente economicamente. Questo ceto mercantile guardava molto a nord, quindi il fatto di avere una cattedrale di questo tipo qui non era una cosa strana. Non era strana neanche per il potere politico, perché anche i Visconti avevano sempre cercato alleanze con i francesi, quindi diciamo che c'era una propensione di Milano a guardare verso nord. Questo spiega perché a un certo punto, anno 1386, perché poi ci sono tutte le date, sono tutte molto precise, l'arcivescovo Antonio da Saluzzo decide di avviare questa gigantesca impresa, e sin dall'inizio l'idea è quella di fare una cattedrale come le grandi cattedrali del nord. Dopo ci torneremo, questo è Renzo, la cattedrale che vede Renzo quando entra a Milano. E una cattedrale che è meravigliosa. Io volevo cominciare questa serata facendovi sfilare alcune immagini, perché forse ogni tanto non si ha percezione, nel disordine dei nostri sguardi non si ha la percezione della bellezza di questa cattedrale strana, una cattedrale strana perché poi... Io ho detto 1386, ma come voi ben sapete le ultime pietre sono state messe all'inizio dell'Ottocento, quindi è una cattedrale la cui storia, il cui cantiere è stato un cantiere infinito, no? come il proverbio dice, no? Vedete che la meraviglia anche di queste vedute dall'alto, quindi l'arditezza, la ricchezza di elementi, questo strano sincretismo tra italianità e spirito del nord, no? Questi pavimenti disegnati da Tibaldi. Li ho fatti sfilare all'inizio proprio perché per riempirvi gli occhi e farvi capire questa bellezza, che poi non è una bellezza categorizzabile, cioè non è che non siamo di fronte a una cattedrale per cui tu dici questo è romanico, questo è gotico. Questo è gotico, però vedremo che tipo di gotico, no? Non può essere codificabile semplicemente sotto uno stile. Questo, per esempio, appunto, i pavimenti sono pavimenti disegnati da Tibaldi nella stagione del grande San Carlo. E all'origine della cattedrale c'è soprattutto l'ente che la fa essere, cioè la vuole l'arcivescovo, dà l'ok Gian Galeazzo Visconti, era il signore di Milano nel 1385, aveva di fatto con un agguato sconfitto lo zio Bernabò Visconti, l'aveva catturato alla postella di Sant'Ambrogio, l'aveva rinchiuso nel castello di Portagiovi, nel castello Sforzesco, e di fatto l'aveva ammazzato. Quindi di fatto Gian Galeazzo Visconti dal 1385 diventa il vero signore di Milano, diventerà duca nel 1394, quindi di fatto monarca di Milano, morirà nel 1402, e in questi 16 anni Milano vive una stagione straordinaria di espansione territoriale, di grande ricchezza economica, e all'interno della città vive questo gigantesco cantiere che, come è stato detto, in certi momenti dava lavoro addirittura a 500 persone. Quindi siamo di fronte evidentemente al più grande datore di lavoro della città, un cantiere che voi pensate dentro una città, siamo nel tessuto ancora di una città medievale, che tipo di impatto poteva avere rispetto alla vita della città. E l'ente che garantisce tutto questo, che è il segreto del perché il Duomo nasce, è la Veneranda Fabbrica dell'Uomo. La Veneranda Fabbrica dell'Uomo è un ente libero, che evidentemente dipende, è sorvegliato dall'arcivescovo, dipende in parte dal buon vento del potere politico, però è un ente libero, un ente straordinariamente organizzato, dove i deputati si turnavano, dove c'erano dei meccanismi di controllo straordinari che impedivano, siccome c'erano dei flussi di
di, come vedremo, dei flussi di denaro, enormi, delle uscite, delle entrate gigantesche, era decisivo che ci fosse un controllo su tutto questo e che quindi non ci fossero ruberie o spese fatte male. E quindi c'erano dei meccanismi di controllo per cui si turnavano tutti quasi tutti i ceti sociali milanesi partecipavano a diverso livello alla gestione di questo ente e c'era sempre un continuo ricambio. Quindi l'ente della Veneranda Fabbrica del Duomo, che esiste ancora, il Duomo dipende ancora dalla Veneranda Fabbrica, la sede della Veneranda Fabbrica è alle spalle del Duomo, e aveva questo simbolo, cioè la Madonna della Misericordia, che allarga il suo manto, vedete, sotto quello che doveva essere, per capire quanto è lunga la storia, la facciata del Duomo. Questa non è una facciata che in realtà esisteva. Perché? Perché il Duomo nasce, vediamo se questa è un'altra immagine che ancora rende ancora più plausibile, questi sono, dopo ci torneremo, sono la serie di registri, però il Duomo nasce, ve lo faccio vedere dopo, il Duomo nasce laddove c'erano due cattedrali nel centro di Milano. Voi sapete che, se avete in mente il centro di Milano comunale era il Brometto, la piazza dei mercanti. I Visconti spostano il centro del potere nel momento in cui prendono il potere, vuol dire intorno alla fine del 200, nella cosiddetta palazzo, Corte Vecchia, che è il Palazzo Reale di oggi, no? E di fronte al Palazzo Reale, a quello che si chiamava Corte Vecchia, che oggi è Palazzo Reale, c'erano due chiese, la chiesa di Santa Maria Maggiore e la chiesa di Santa Tecla, la basilica invernale e la basilica estiva. La più importante è la basilica di Santa Maria Maggiore, e sul corpo della basilica di Santa Maria Maggiore viene costruito il cantiere del Duomo. Un po' come succederà nel 1506, quando Papa Giulio II decide di fare la nuova San Pietro, e costruirà la nuova San Pietro tenendo ancora la San Pietro medievale, quindi le due basiliche per un secolo conviveranno. La convivenza delle due basiliche a Milano durerà molto di più, no? E infatti quella che voi vedete nel simbolo della Veneranda Fabbrica in realtà è la facciata di Santa Maria Maggiore, perché la facciata di Santa Maria Maggiore resisterà per secoli, no? E quindi il logo evidentemente prendeva la facciata che c'era, no? Questi sono invece, dicevo prima della gestione, negli archivi della Veneranda Fabbrica dal 1386 sono state tenute tutta la contabilità delle entrate, soprattutto delle entrate e delle donazioni. Questi sono i famosi registri. E appunto c'era questa guida del 1909 di Ettore Verga, che diceva che la serie dei registri della Fabbrica del Duomo, che dal 1386 giunge ai nostri giorni, senza dubbio una delle più belle e complete che si conservano in archivi di pubbliche amministrazioni. Insisto sulle più belle, perché la bellezza, vedrete, è un dato, cioè la completezza è un fattore importante, ma la bellezza, quando si tratta di registri, è un fattore che un po' è previsto. Questa è la pietra che appunto fissa la data di fondazione del Duomo, 1396, è dentro nei muri del Duomo. Questo è Gian Galeazzo Visconti, scolpito dall'Amedeo, che è una statua che oggi, la copia di questa statua è su una delle 300 buglie del Duomo. E qui siamo all'altro punto. Perché? Perché si costruisce una cattedrale con stile nordico, no? Con architettura nordica. Questa, come l'ho detto, è una cosa che è già chiara sin dall'inizio, ma siamo in Italia. E quindi cosa fanno? Fanno l'unica cattedrale gotica stile nordico, non quindi in pietra ma in marmo. Decidono di fare questo, che è un gusto italiano, un gusto tipicamente italiano. E si complicano la vita. È vero che anche la pietra per Milano sarebbe stata una complicazione, perché non è che ci fossero cavi di pietra nei dintorni di Milano, però andare a beccarsi in marmo era ancora più complicato. Però sono ostinati, quindi decidono, diciamo che l'ostinazione di questa categoria di persone che gestiscono il cantiere del Duomo è straordinaria, perché sono tutte persone che non sono passate alla storia. Nessuno è passato alla storia, però c'è una determinazione nelle idee, anche quando si confronteranno poi con gli architetti che verranno giù dal nord, perché diventano uno dei cantieri più importanti d'Europa, e quindi verranno a dire a portare il loro sapere, no? Ma l'ostinazione con cui difendono le loro scelte è straordinaria, no? Quindi pur essendo appunto persone che di cui nomi non si leggono sui manuali di storia dell'arte, però hanno un'idea molto precisa, di italianizzare, di dare un tocco di bellezza alla cattedrale che stanno costruendo usando questi marmi.
e va sicuro che il tema del marmo è un tema impegnativo, straordinario nella vita del reperire questo marmo, no? Perché? Perché lo cercano e lo trovano, tra un bel marmo, il marmo rosa, nelle cave di Candoglia. Siamo in Val d'Ossola, subito dopo Mergozzo, cioè l'imbocco della Val d'Ossola. Sono cave che sono di proprietà, siamo ancora nel territorio di Milano, quindi sono di proprietà di Gian Galeazzo Visconti, e Gian Galeazzo, uno delle, come dire, dei pochi veri meriti che Gian Galeazzo Visconti ha nei confronti del cantiere del Duomo, perché come vedremo poi non è un grande, non fu molto generoso rispetto a questo cantiere, è quello di aver dato la concessione dell'uso di queste miniere, quindi che erano di sua proprietà, e di aver liberato il trasporto di questi marmi dai dazi che valevano per tutte le altre merci. E quindi questa è una targa che ancora si legge a Candoglia, però vi volevo far vedere come sono le cave di Candoglia. Queste sono le cave di Candoglia in un quadro dell'Ottocento. Cioè, quindi non siamo solo cave comode, cioè dalla cima della cava al corso del Toce, no? Perché appunto poi dopo tutto il trasporto avveniva via acqua, c'erano 300 metri di dislivello, dovevi portare giù lastre di quintali di marmo, no? Queste sono una foto dei cavatori di marmo dello secolo scorso, sono tutte conservate. La veneranda fabbrica del Duomo ha tutta una documentazione straordinaria anche dal punto di vista fotografico rispetto alla storia del Duomo. Qui vedete dall'alto una foto di oggi, ma vedete il corso del Toce e la cava, quindi bisognava scendere, portare giù queste lastre di marmo e imbarcarle. E questo è il percorso che le lastre facevano, no? Il percorso che passando dal Toce entravano nel Lago Maggiore, facevano un pezzo di Ticino, 20 km di Ticino, che era il pezzo più pericoloso perché c'erano le correnti, e poi imboccavano il Naviglio. Il Naviglio che è il Naviglio Grande, che come sapete era stato costruito dai milanesi all'indomani della vittoria contro Federico II. Quindi diciamo che era uno dei simboli della efficienza e anche uno della capacità di infrastrutturarsi di una città come Milano. No? Quindi questi barconi, plati si chiamavano, facevano tutto questo percorso, arrivavano nel Naviglio e poi una volta arrivati nel Naviglio, terminava dove c'era la darsena. E quindi si trattava anche lì di fare quell'ultimo cosiddetto ultimo miglio, in realtà erano 2 chilometri, per arrivare al Duomo. E cosa fanno? Si inventano la cerchia dei Navigli. La cerchia dei Navigli, diciamo che se il Naviglio, diciamo tutto il Naviglio è precedente alla Milano Viscontea, invece la cerchia dei Navigli è un'invenzione della Milano Viscontea. Convogliano le acque della Vettabia, che è un altro fiume, e costruiscono questo ultimo peduncolo per cui le barche riuscivano ad arrivare laddove oggi c'è l'Università Statale di Milano, che era il laghetto, c'è ancora via del laghetto. Tutto questo per dirvi appunto quale tipo di ingegneria c'era dietro e di intelligenza dal punto di vista anche della costruzione di infrastrutture che c'era dietro il cantiere del Duomo. Questo che vedete è ancora una targa che esiste ancora oggi a Milano, o laddove c'era una chiusa, e dove si dice ancora una volta che i barconi che passavano di lì, che portavano le lastre, non dovevano pagare dazio. Come sapete poi c'è tutta la famosa leggenda per cui in realtà i barcaioli, che erano degli imprenditori, perché poi è tutto un tipo di economia che ha pochi dipendenti e molto microimprenditori che servono tutto il cantiere. E tra questi c'erano i barcaioli. I barcaioli ovviamente usavano nascondere sotto le lastre merci che da contrabbandare, no? E siccome il timbro che veniva messo sulle le lastre era ad uso un fabbrice, no? A uso della fabbrica, il detto ad UFO viene da quello, no? Viene da quello perché in realtà era per di origine fiorentina, perché anche a Firenze, dove si stava costruendo il Duomo di Firenze, era ad usum florentine opere, no? Quindi ad UFO, no? E ad UFO tu portavi dentro i confini della città anche merci ed era una delle cose che faceva molto arrabbiare Gian Galeazzo, che chiedeva controlli continui, però pare che questo traffico di merci che entravano a Milano ad UFO fosse molto intenso e fosse uno dei motivi che
quindi spingevano tanti a un'attività peraltro molto rischiosa e molto faticosa, perché portare queste lastre sui barconi, tutto l'ultimo pezzo era controcorrente, pensate, perché le acque della Vettabia venivano contro, quindi era un mestiere molto, molto, molto anche a rischio, perché poi se le lastre ti cadevano in mare, se tu nell'acqua o le recuperavi, comunque era tutto a carico tuo. E questi sono i balconi che erano lunghi una trentina di metri e che sono vissuti, poi sopravvissuti portando sabbia a Milano anche sino all'inizio del Novecento. E questo che vedete è l'effetto del marmo rosa, come l'ho fatto vedere, perché capite che la differenza tra, se voi andate a Notre Dame, che è una bellissima cattedrale, ma un effetto così non lo troverete mai, no? Perché è pietra, quindi pietra tende al grigio, capito? Si sì, pulito, sporca che sia, ma tende al grigio. Invece qui vedete lo splendore del marmo, capito? Quindi l'impegno che gli ignoti architetti, ecco. E questa appunto la pianta da cui si vede come nasce l'uomo, no? Vedete, quello, la A è Santa Maria Maggiore, quindi voi vedete, qui siamo praticamente all'inizio del cantiere, e si vede la parte dietro, perché la parte diciamo originale del Duomo è l'abside, no? Quindi quando se andate a vedere il Duomo, volete capire cos'è il Duomo delle origini, dalla fine del 300 dovete andare a vedere i finestroni dell'abside o all'interno tutto il giro dell'abside. E quindi diciamo che il cantiere del Duomo parte avendo inglobando il retro di Santa Maria Maggiore, lasciando la navata di Santa Maria Maggiore, che veniva dove ancora si dice la messa, capito? Quindi erano due chiese inglobate a uno. Quella che vedete di fronte è Santa Tecla, e sotto le due chiese c'erano i due battisteri di Santo Stefano e San Giovanni Alfontes, che era un battistero di importanza straordinaria, perché è il battistero dove venne battezzato Sant'Agostino, che ancora i resti si vedono oggi scendendo sotto il Duomo. Quindi era un luogo di straordinaria sacralità, no, per Milano, pensate che tipo di storia c'era dentro, perché appunto era lì dove era passato Ambrogio, era passato Agostino. Questo è l'inizio, diciamo, sono delle visioni un po' architettoniche, dove si vede l'inizio della chiesa, vedete che inizia a crescere quel blocco molto più grande del nuovo Duomo, mentre la facciata davanti è quella facciata che avete visto nel simbolo della Veneranda Fabbrica. Questa è un'immagine, una visualizzazione, quell'immagine di com'era la facciata di Santa Maria Maggiore, che resterà per tantissimo tempo. Questo è un quadro del 600, pensate, vedete che è ancora così, siamo ancora nel 600, in pieno 600, però vi ho fatto vedere prima quella citazione di Renzo che arriva a Milano, ma probabilmente Manzoni non si era accorto che il Duomo che lui era di fronte era profondamente diverso rispetto al Duomo che si vedeva nel 600. Era comunque una costruzione colossale, di dimensioni colossali, però visivamente era completamente diverso. Quindi lui mette negli occhi di Renzo il Duomo che lui ha davanti agli occhi. Questo è un avanzamento, vedete che siamo 1600 e si inizia a costruire la facciata davanti a San Carlo, che lo impone. San Carlo dà grande spinta, fa avanzare, quindi ingrandisce. Infatti, se voi guardate la facciata del Duomo, i portali, quelli bassi, sono tutti costruiti nel 600 e sono tutte sculture del 600, invece da sopra è tutto 800, perché la fine della facciata verrà a inizio 800. Vedete che iniziano a crescere le guglie là in fondo. Questa è una visualizzazione della costruzione di questa facciata, con la facciata di Santa Maria Maggiore ancora dietro, ancora in piedi. Questo è un quadro di un grande pittore veneziano, Bernardo Bellotto, il Palazzo dei Giureconsulti. Questo che vedete sulla destra è la loggia dei mercanti, non so se l'avete in mente a Milano. Quindi questo si infila dentro, e quella cosa che vedete là in fondo e che qui si vede meglio è l'uomo come si vedeva ancora, siamo nel 1740, capito? Quindi capite quanto il cantiere del Duomo è laborioso e tiene, come dire, resta fedele a quell'input iniziale di secoli prima, no? Quindi appunto siamo nel 1800, il rush finale avviene paradossalmente nel momento in cui Napoleone conquista l'Italia, vuole farsi incoronare in Duomo, 1820 maggio 1805, e impone ai milanesi di finire finalmente la facciata, no? Quindi promette soldi che non arriveranno mai, però i milanesi ci si impegnano, e quindi la facciata del Duomo finisce, viene inaugurata di fatto con l'incoronazione di Napoleone
a Re d'Italia il 20 maggio 1805. Questa appunto la facciata appena finita. E dopodiché però non era ancora finito, le guglie, le 135 guglie, vengono su poco alla volta. La guglia più importante, quella con la Madonnina, era stata fatta nel 1774, però diciamo tutta la foresta di guglie è tutto un lavoro che avviene ancora in pieno nel XIX secolo. Questa è appunto la guglia della Madonnina, costruita dall'architetto Croce, e che è stata per secoli, no, per, insomma, cioè per due secoli, il punto più alto di Milano, che è sui 109 metri, è una Madonna assunta, no? Quindi è una statua di Madonna assunta in rame, e Milano ha voluto tenere la tradizione che la Madonnina stesse sempre sul punto più alto, e quindi quando Gioponte ha costruito il grattacielo Pirelli, che con i suoi 127 metri ha superato questo, per prima ha superato questa soglia, gli altri sono sempre tenuti sotto, la Torre Velasca è un filo sotto e la Torre del Parco, sempre di Gioponti, è un filo sotto. Invece col grattacielo Pirelli si sfonda questa cifra, e allora che fanno? Portano una copia della statua all'ultimo piano del grattacielo Pirelli. Quando viene costruito il grattacielo della Regione Nuovo, diventa il punto più alto e la statua viene portata là, e oggi la statua è qui sul tetto del grattacielo di Isozaki, che è il grattacielo Allianz, oggi dell'assicurazione Allianz, a City Life. Quindi c'è questa tradizione di avere la Madonnina nel punto più alto della città, è stata Milano, è stata fedele, forse una delle bellezze e grandezze che, perché si pensa sempre che ma tutta quella ricchezza di guglie appartiene già al progetto iniziale del Duomo, quando è stato fatto il primo progetto del Duomo, era già disegnato con l'aspetto che noi vediamo adesso, o è successivo? No, non è stato disegnato, cioè, diciamo che è stato impostato, nel senso che adesso ci arriviamo e si capisce di più, però diciamo che lo stile è quello, perché lo stile è quello dell'abside, che aveva già le sue guglie, quindi lo stile, l'impronta è quella, quindi viene già segnata. E non esistono disegni, non esiste nessun disegno del Duomo, è tutto fatto da, come dire, e questo che veniva contestato dagli architetti tedeschi quando arrivavano in Italia. Sono delle storie straordinarie di conflitti tra gli architetti tedeschi e la manovalanza italiana, no? È tutto fatto, avendo un'idea, ma senza mai mettere su carta questa idea. L'uomo ha tre artefici, grandiosi artefici. Sono Giovannino De Grassi, che era l'architetto, che però era anche scultore e soprattutto un famosissimo miniaturista, ma non si conosce nessun disegno architettonico di Giovanni De Grassi. Si sa che i pilastri sono stati disegnati da lui, che i capitelli, quelli bellissimi, se vi faccio vedere, torno indietro un secondo, che è una cosa che magari non ci si presta attenzione, ma che sono uno dei fattori, questi qui, questi capitelli in alto, che sono una cosa abbastanza strana, che sono capitelli giganteschi che accolgono le statue magari messe secoli successivi, sono stati tutti disegnati da Giovanni De Grassi. E c'era Giovanni da Campione, che era al capo degli scultori, diciamo, perché veniva da Lugano, c'era tutto il tema dei campioni, maestri campionesi, che erano sempre stati avevano una grande perizia nella scultura, e c'era Marco del Corona, che è quello che dura di più nel tempo, che, come dire, che porterà questa sapienza di questo triade anche nel 400, perché questi dei loro due, i primi due muoiono nel 1398. Quindi diciamo che è un sapere che si trasmette verbalmente, verrebbe da dire, non ci sono carte, perché in una veneranda fabbrica che ha dei registri dove è documentato tutto, sono documentate anche la più piccola elemosina documentata, non c'è d'altra parte nessun documento che spieghi la parte architettonica, no? Tant'è che, adesso poi faccio una piccola parentesi, siccome una delle caratteristiche dell'architettura lombarda è questo del Tiburio, non ci sono cupole a Milano, ci sono i Tiburi, no? Tipo quello anche di Santa Maria delle Grazie, sono queste cose che vanno su un po' a cono, no? E quindi bisogna fare il Tiburio del Duomo, solo che il Tiburio del Duomo presentava degli aspetti architettonici molto complicati, perché era enorme, cioè c'era lo spazio in mezzo tra le grandi colonne era enorme, e anche Leonardo studia, ci sono i disegni di Leonardo per risolvere il tema del Tiburio,
Questo per dire che loro impostavano le cose, poi i problemi venivano risolti man mano con le competenze che incrociavano per strada. Poi non sarà Leonardo a farlo, ma sarà Giovanni Antonio Amedeo, che poi è l'architetto della Certosa di Pavia, a risolvere i problemi, anche il Tiburio dell'Uomo, che è la cosa che vede Renzo, perché Renzo la cosa che vede è sicuramente il Tiburio dell'Uomo, che è altissimo, che è solenne, che è grandissimo, è frutto appunto di questo sapere. Sono saperi che emergono, vengono a galla, ma che non hanno, che seguono uno stile, seguono uno spirito, seguono un dettato non detto, eseguono questo. Torniamo avanti, e appunto perché l'aspetto che lei sostiene, che lei sottolinea, è un aspetto straordinario, perché vedete, queste sono le vetrate sul retro del Duomo. Queste vetrate sono disegnate da Giovannino De Grassi, quindi quello che l'architetto vi ha detto prima. E vennero però realizzate da Giovannino De Grassi in collaborazione con un grande architetto tedesco, che era venuto giù e gli aveva spiegato dal punto di vista statico come riuscire a fare questi racemi di pietra, no? Perché non era tanto semplice. Sono tre le vetrate, questa è quella di sinistra, questa è quella centrale che è la più bella di tutti, e dopo ci torniamo, e queste sono le tre vetrate viste dall'interno. No? Le vetrate sono tutte dell'Ottocento, perché sono state tutte quasi tutte rifatte, aggiornate, però il disegno, che è la cosa più bella, che si vede soprattutto dall'esterno, è tutto della fine del Trecento. E quindi cosa succede? Che appunto arrivavano questi architetti tedeschi, cercavano di spingere ad esempio all'altezza, no? All'altezza, cioè volevano il cosiddetto triangolo equilatero, per cui stessa data la base, tiravi su e avevi l'altezza. Gli architetti milanesi, cioè le manovranze milanesi, si rifiutano di questo e stanno più bassi di 7-8 metri, e vincono loro alla fine, vincono loro per quello. E Rebora dice che è più largo che alto il Duomo, è l'unica cattedrale gotica che ti dà più l'idea della larghezza che non dell'altezza, però la larghezza è la cifra del Duomo di Milano, perché è il senso dell'accoglienza, dell'ospitalità, dello starci tutti, no? Se pensate, se è così fotografato, se piace così tanto, perché in fondo tutti sentono di sentirsi, avvertono di sentirsi a casa, proprio perché c'è questa dilatazione, no? Ci sono addirittura, lo dico perché ci sono due grandi artisti moderni tedeschi che hanno studiato, uno pittore e l'altro fotografo, hanno fotografato e dipinto il Duomo di Milano proprio presi da questa curiosità, da questa attrazione dell'unica cattedrale gotica più larga che alta. Questa è la cifra di Duomo, e questa è una cifra che resterà sempre, come vogliono i marmi, perché non vogliono le pietre, vogliono qualcosa che esprima quella dimensione di bellezza, così vogliono la larghezza. Forse lo vogliono anche semplicemente per sicurezza, perché non volevano rischiare di andare troppo in alto e poi venisse giù tutto, capito? Si sentivano più sicuri così. Io sono più propenso a pensare che quel tipo di proporzione che loro scelgono, che è di 0,78, se mi sbaglio, il rapporto tra la base, la larghezza dell'uomo e l'altezza, sia proprio una visione architettonica, esprima proprio una visione architettonica con la quale entrano appunto in dialettica con tutti i tedeschi. Vi faccio vedere questo finestrone è una storia meravigliosa, nel senso che voi vedete al centro c'è questo sole. Allora cosa succede? Succede che a un certo punto, tra gli architetti che arrivano giù dal nord, richiamati a volte anche dal duca Giangaleazzo, perché Giangaleazzo non si fidava tanto delle maestranze, e poi diciamo che una delle caratteristiche della veneranda fabbrica del Duomo è che sostanzialmente portava dentro il cuore della città quella libertà comunale che lo strapotere di Giangaleazzo aveva nei fatti distrutto, capito? Perché era un monarca, capito? Quindi era veramente un luogo di libertà, no? Era una chiesa dei cittadini, non era la chiesa del duca questa, non era la chiesa ducale. E a un certo punto appunto Giangaleazzo, un po' perché non si fidava, un po' perché voleva mettere un po' le mani su questo cantiere che lavorava con un po' troppa libertà, chiama in Italia un architetto che si chiama Jean Mignot. È un architetto di cui non si conosce moltissimo, ma però che arriva con massima autorevolezza per prendere in mano finalmente il cantiere. Non più come i tedeschi che cercavano di spingere in alto, ma soprattutto con l'idea di trasformare la cattedrale nella chiesa del Duca. No? E quindi il compito che Mignot ha soprattutto è di costruire una grande cappella ducale dove portare le spoglie del papà di
Galeazzo, del papà di Gian Galeazzo innanzitutto. E questo viene visto dalle maestranze, dalla veneranda fabbrica come un rischio mortale, addirittura mortale. E quindi in qualche modo devono cercare di difendersi dall'attacco di questo Mignot. Mignot arriva e fa 25 tesi per dimostrare, proprio tutti, ci sono tutte depositate nelle veneranda, sono meravigliose, per dimostrare che le manovranze dell'uomo stanno sbagliando tutto, no? Che i pilastri non tengono, tutto, 25 tesi. Cosa fanno le maestranze? Iniziano a rispondere una per una a tutte le tesi, tan, 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 tan. Poi arrivano alla ventesima, dicono: avete capito che questo qui sta dicendo, scusate la parola, perdonate la parola per le stronzate, le altre non le contestiamo neanche, capito? Si pigliano questa libertà, no? Questa che è straordinaria, c'è proprio scritto, visto che queste 20 le abbiamo smontate tutte e non stiamo lì a perdere tempo con le altre 5 che seguono. E quindi è una specie di un vero schiaffo che loro fanno, no? Però il duca tiene duro, no? Tiene duro. E quindi in qualche modo vuol mettere le mani sul cantiere attraverso questo francese che l'ha chiamato. E cosa fanno loro? Capiscono che il rischio di costruire nell'abside la cappella ducale avrebbe completamente snaturato. Oggi, per dirvi, il duca Gian Galeazzo è sepolto, la vera chiesa ducale e l'Arcetoso di Pavia, sono tutti sepolti all'Arcetoso di Pavia, no? Quindi il pericolo è stato sventato e sono stati respinti all'Arcetoso di Pavia. E cosa fanno? Vanno dal primo ministro del duca, questo Baravero, e gli dicono: guarda, stiamo finendo siamo a fine 1300, no? Stiamo finendo la grande vetrata sul retro, vorremmo mettere al centro della vetrata la razza, che è il sole, che è il simbolo degli sconti. E il primo ministro dicendo: cosa puoi, mica posso dirgli di no? Sì, sottoscrive, arriva la lettera e via, si parte. Mandano Mignot, nel frattempo loro furbamente avevano mandato Mignot a Candoglia per verificare i tagli di marmi per i lavori che si dovevano fare. Quindi fanno questo golpe nel momento in cui Mignot è via. Mignot se ne accorge, torna velocemente, ma ormai la lettera è arrivata, quindi è agli atti, e quindi si fa la razza. E quindi diciamo che i Visconti vengono accontentati da questo simbolo che c'è sul... Gian Galeazzo Visconti è accontentato da questo simbolo che c'è nel centro della vetrata. Però loro mica si limitano a questo. La razza dei Visconti ha 12 raggi. Loro gli fanno una razza, un sole, a 10 raggi. Quindi di fatto lo snaturano. E non gli mettono la colomba sopra, che era che faceva parte del simbolo, e di fatto noi abbiamo l'Annunciazione, vedete, scusatemi, questa, adesso qui non vi faccio vedere tutto, sostanzialmente sono due figure, qui vedete la Madonna Annunciata, quindi c'è l'Annunciazione col sole di Cristo in mezzo, no? Di fatto. E qui c'è l'angelo e qui Sant'Ambrogio e San Galdino, che è una soluzione straordinaria. Noi li vediamo di spalle perché loro guardano dentro la chiesa, quindi noi dall'esterno vediamo le spalle di Sant'Ambrogio e San Galdino perché stanno guardando dentro la chiesa, e anche vedete che anche l'angelo è metà dentro e metà fuori. E quindi in questo modo, con molta furbizia, questo è un po' lo spirito della veneranda fabbrica, del cantiere, no? Quindi questo spirito anche un po' barricadero con cui difendono la loro libertà, in particolare dalle pretese del potere politico, perché è proprio una transizione, un luogo che resiste quella meravigliosa stagione che era stata la Milano Comunale. Vi ricordo che la stagione di Milano Comunale, quella raccontata da uno dei più bei libri che siamo mai stati scritti, dedicati a una città, che è Le Meraviglie di Milano di Montesin della Riva, dove si racconta una città da favola, veramente da favola, ma non sono favole, cioè veramente Milano era una città straordinaria, al di sopra di tutte le altre città in Europa in quel momento. E quindi loro volevano preservare quella ricchezza della città, quella ricchezza vera, che era ricchezza di mercanti, ma ricchezza anche del fatto di avere le campagne attorno, quindi di avere l'agricoltura anche, no, che la nutrisse. E poi c'è l'altro grande capitolo, che è il capitolo che in particolare è raccontato nella mostra qui, che vedrete, no? Che è il capitolo di chi finanzia la cattedrale. E questo è un capitolo veramente che non ha paragoni con nessun altro cantiere in Europa. E per dirvi, parallelamente avanzava il cantiere della cattedrale di Firenze, che era partito prima, però insomma, non so se per cantieri lunghi, ma a Firenze cosa succedeva? Che c'era il comune era forte, sapete che il potere medice è un potere un po' strano, un potere che è una signoria che però non lascia la gestione della cosa pubblica sempre
ad altre enti, no? E quindi il comune viveva e il comune finanziava il cantiere di Santa Maria del Fiore. A Milano il comune non esisteva più, era stato completamente svuotato come poteri dai visconti, quindi non c'era nessun soggetto che potesse forte se non il duca stesso, il futuro duca, insomma, perché sarebbe diventato un duca più avanti, però a sostenere la cattedrale. Ma in realtà sin da subito la cattedrale è una cattedrale di popolo, e lo è per ragioni di fede, evidentemente, quindi la dedica Maria c'entra tantissimo, diventerà Santa Maria Nascente, poi vedremo, ma anche di caratterizzazione sociale, cioè uno si riconosce socialmente, la propria identità sociale la riconosce in questo straordinario cantiere in cui si cristallizza uno spazio di libertà che la storia politica invece ha negato. E allora qui però conviene, siccome siamo di fronte a delle cifre, è bene che vi legga qualcosa, che ve le dia senza non aspane, no? Siamo al primo anno di cattedrale, di cantiere, 1386. Dal 1 al 31 maggio, aspetta, non voglio sbagliare. Ma scusate un secondo. Non solo. Ecco, sostanzialmente per dirvi i flussi dell'entrata, no? Dal 1 al 31 maggio l'ente incassa 2.136 lire. La maggior parte del denaro proveniva dalla cassa per le elemosine posta all'interno della cattedrale, che si chiamava il ceppo, dal quale furono ricavate 737 lire e 6 soldi, ossia più di un terzo del totale, cioè un terzo delle entrate arrivava semplicemente dalle elemosine messe dai fedeli. A questi poi vanno aggiunti 31 lire nelle altre cassette che erano state poste, sempre con il simbolo della veneranda fabbrica, al laghetto di Santo Stefano, dove sbarcarono i marmi, e al Broletto Nuovo, alla chiesa di San Lazzaro in Brolo e di San Lorenzo Maggiore e Sant'Ambrogio, che erano le grandi chiese della Milano di Sant'Ambrogio. Poi veniva il sussidio signorile, cioè quello che dava il duca, che ammontava a 400 lire, cioè quindi molto meno di quanto fosse la somma di tutto quello dato dai fedeli, ma con la semplice elemosina, perché poi non c'è altro. No? Il mercante Carelli, quella cosa che vi faccio vedere, che è l'uomo simbolo di questo ceto sociale che vuole l'uomo, è un mercante ricchissimo, molto dinamico, che lavorava tra Milano e Venezia e con il nord Europa, mercato di tessuti che poi scopre anche il traffico dello zucchero, quindi commercia anche in zucchero, che diventa ricchissimo, che già in vita dà tanti soldi al Duomo, tant'è che lui lascia 326 lire in quel primo anno, no? E poi i legati testamentari danno 113 lire. Alla fine, complessivamente, le donazioni dei voti rappresentano i tre quarti delle entrate, mentre il denaro fornito dal Signore e da altri enti pubblici, le corporazioni in particolare, copriva meno del 20%. Quindi è una proporzione che verrà mantenuta per tutta la storia della costruzione dell'uomo. Ed è una cosa abbastanza straordinaria, perché esprime il volto di una città, esprime il volto della città, questa dedizione e questa volontà di avere al proprio centro questa chiesa, che è una chiesa in cui uno si riconosce come fede, ma in cui riconosce anche il proprio volto come identità sociale e civile, no? E quello che vedete è appunto la tomba del mercante Marco Carelli, che morì nel 1394, morì a Venezia, e le maestranze della veneranda fabbrica si occuparono del trasferimento della salma da Venezia a Milano. Fu un funerale di dimensioni gigantesche in cui venne convocata tutta la città, perché evidentemente il mercante Carelli non era semplicemente un donatore, ma era soprattutto un esempio, no? Quindi veniva indicato, erano degli straordinari favoreser, diciamo,
per usare una parola di oggi, era la mente di Stradone e Favorese. Quindi era un atto di riconoscimento a Mercante Carelli, ma era anche un atto di rendere pubblico quello che lui aveva fatto, e quindi di incentivare gli altri a fare lo stesso. No? E quindi dedicargli questo funerale pubblico, viene sepolto in una prima stanza, essendo l'uomo ancora un cantiere, in Santa Tecla, e poi viene trasferito perché tutti i grandi donatori venivano sepolti nel Camposanto che era stato allestito alle spalle dell'abside del Duomo, dove venivano appunto sepolti tutti i grandi donatori del Duomo, e quindi anche lui venne portato lì e sepolto lì. Gli venne costruita questa tomba e scolpita, quindi, che oggi è accolta nella navata destra del Duomo. Quando si entra in Duomo a destra si vede la tomba del mercante Carelli con tanto di taglia che spiega perché l'unico personaggio che non ecclesiastico che è sepolto in Duomo e che è ricordato appunto per questo suo beneficio che aveva dato alla cattedrale. Questa è la Guglia Carelli, perché una delle 135 guglie appunto è dedicata a lui, con la statua di San Giorgio. E qui appunto volevo arrivare, ci sono anche altri personaggi che spiegano un po' la bellezza della storia. Ad esempio un personaggio è questo Antonio Raberto, perché a un certo punto successe che nel 1400 ci fu una grande peste, no? Quindi nel 1400 eravamo a 14 anni dall'inizio del cantiere. Il cantiere andava avanti molto veloce, quindi diciamo, arrivavano decine e decine di barche con i marmi dal Candoglia, arrivavano i legni dalle foreste tra Milano e Como, arrivavano le pietre, perché poi c'era molta pietra, anche tutto per risparmiare tutto la fascione basso del Duomo in pietra di Sarizzo, capito? Quindi c'era anche questa sapienza un po' economica. E quindi continuano ad arrivare i materiali, e nel 1400 appunto c'è la grande peste e si dileguano più o meno tutti, capito? Cioè tutta per sei mesi di fatto la Veneranda Fabbrica non si trova, non ci sono atti, quindi per quei sei mesi, soprattutto sull'estate del 1400. E c'è questo Antonio Raverto che tiene in mano per un pugno praticamente tutta la situazione, no? E non solo, come dire, gestisce e fa sì che il cantiere comunque non si fermi mai, non si ferma, rallenta ma non si ferma mai, ma in particolare si preoccupa, ed è strano, veramente strano, di una cosa, cioè di seppellire i grandi donatori, cioè che i grandi donatori morti di peste non vengano dimenticati, no? E quindi li va a prescare, li va a portare, con quale rischio immaginate voi, li va a seppellire poi nel Camposanto dietro il Duomo. E quindi ci sono tutti questi memorie di questo Antonio Raverto, che è una specie di eroe di questi 7-8 mesi di peste che si accaniscono su Milano e che rallentano il cantiere del Duomo. Nel 1402 muore Gian Galeazzo e diciamo che la prima passo ufficiale del Duomo avviene nel 1414, quando Martino V, il Papa, di ritorno da Avignone, perché finalmente finiva l'esilio avignonese, tornando da Avignone, si ferma a Milano e dice la prima messa pubblica, a voce alta, si dice a voce alta, in Duomo. Tant'è che appunto se voi entrate in Duomo nel coro, sulla destra c'è ancora una statua di Martino V, proprio a memoria di questa prima messa pronunciata e detta in Duomo. E diciamo che sarebbero poi tante le cose, e sarebbe giusto anche dire quello che fece San Carlo in Duomo, perché San Carlo in Duomo fa il Duomo che vediamo oggi, nel senso che il Duomo aveva le due uscite sui due transetti, no? Oggi ne è rimasta una, quella verso l'arcivescovato, piccolina, invece aveva due uscite grandi. E questo faceva sì che il Duomo era diventato come la Galleria Vittorio Emanuele, cioè era il luogo dove avveniva di tutto, c'era cioè il mercato di fatto all'interno del Duomo che era coperto e quindi c'era tutto il traffico. Per di più, nel caos, i Visconti, molti Visconti, il potere Visconteo arriva sino alla fine del 400, no? Visconti Sforza, insomma. Avevano usato il Duomo come tomba, solo che non avevano fatto le tombe vere e proprie, ma le loro casse erano appese tra i pilastri, quindi era una cosa abbastanza lugubre. La visita pastorale di San Carlo, la prima visita pastorale in Duomo, descrive una situazione veramente caotica, no? Quindi, da una parte, questo
chiesa che era diventata un po' mercato, dall'altra queste casse che penzolavano tra i piloni, e lui fa piazza pulita, come tipico di San Carlo, autoritario, quindi fa chiudere la porta verso quella che è verso la Rinascente, quella che è oggi la Rinascente, fa costruire due grandi cappelloni, no? Due grandi cappelle, ragion per cui oggi il Duomo è un po' più buio di quello che era all'inizio, perché lì c'erano comunque delle grandi vetrate, e soprattutto fa il ciborio. Al centro alza il ciborio, fa costruire il suo pellegrino, il suo architetto pellegrino Tibaldi, per cui oggi quando si entra in Duomo tu vedi il luogo dove c'è il corpo di Cristo, no? Quindi fa costruire piccole cappelline laterali e tutto, e quindi mette ordine al Duomo. E vi dico, cioè, una cosa che mi è rimasta indietro, no? Per dirvi la sapienza del costruttore dell'uomo. Quando Jean Mignolo arrivò, una delle tesi, una delle cose che contestava era il fatto che loro avessero costruito delle vetrate un po' troppo ardimentose, no? No, scusate, che avessero fatto dei contrafforti che non erano adeguati a reggere le spinte dell'uomo, no? E loro cosa dicono? Ma signore Mignolo, ma lei mette come Notre Dame? Voi avete fatto dei contrafforti enormi, ma dentro la chiesa è un buio. Pensate, cioè loro hanno quella preoccupazione, cioè a loro non rispondono con un sapere, cioè nel senso che loro sapevano quali erano stati gli eventuali errori di una chiesa che rispetto all'uomo è una chiesa concepita molto come una fortezza. Una Notre Dame è stupenda, ma ha la struttura di una fortezza, di una roccaforte. L'uomo non è una roccaforte, l'uomo è una casa, una grande casa per tutti i milanesi, per tutti quelli che vengono a Milano. Questa è la grande differenza. E con questa dedica, no, perché questa è la dedica meravigliosa che noi leggiamo oggi sulla facciata dell'uomo, a Maria Nascente, appunto, perché la chiesa che era di Santa Maria Assunta poi viene invece dedicata alla nascita di Maria, 8 settembre. E quindi abbiamo questa dedica in alto che a me mi ha sempre colpito, perché c'è questo participio presente, no? Maria Nascenti, no? Che quindi non è tanto un fatto storico, ma è un fatto che avviene, Maria che nasce, cioè tu dentro l'uomo non è che celebri una cosa che è accaduta, ma una cosa che continua a accadere, no? E quindi come abbiamo cercato di raccontare la storia di un cantiere che continua a cadere, continuato a essere fedele a se stesso, non si capisce come, ma comunque fedele a quella prima idea di strana di portare una cattedrale gotica del nord a sud delle Alpi, così continua a essere, come dire, come vita di fede in questa scritta dove si dice che Maria non è che è nata una volta per tutti, ma Maria continua a nascere, è un fatto che continua a accadere nella vita della Chiesa e del popolo che l'ha fatta essere. No, spero di essere stato abbastanza esauriente nella cosa, evidentemente è una storia infinita e su singoli dettagli si potrebbe fermare molto tempo, però insomma mi interessava che vi fosse chiaro che appunto questa è una, come dire, l'eccezionalità dell'uomo è un'eccezionalità di carattere architettonico, proprio per questo suo sincretismo tra nord e sud, ed è questa caratteristica di essere luogo di fede e luogo di identità civile, senza che uno prevarichi sull'altro, no? In fondo diciamo, questa centralità che l'uomo anche oggi ha nella una città laicizzata, globalizzata, tutto quello che volete, e il fatto che comunque in questa città strana che è Milano ci sia ancora la preoccupazione di far sì che la Madonnina sia comunque sempre il punto più alto, è qualcosa di abbastanza misterioso per una città dove magari il 15% della gente l'ha messa. Grazie.